Io mi ricordo, così un po', anche un po' vagamente, che noi aspettavamo il 2000 e c'erano mille promesse di un futuro radioso, stupendo, in cui lavorare sarebbe stato superfluo e potevamo tutti quanti godere grandemente delle innovazioni scientifiche, tecnologiche, e invece? E invece era una bugia, io non ci ho mai creduto, ma io sono un po' Tiresia. Lo sapevo già che quando avrebbero messo i robot non avrebbero ridistribuito la ricchezza prodotta da queste macchine, ma se la sarebbero invertita lasciando tutti quelli, lasciando la possibilità di definire il posto di lavoro preso da un robot, un posto di lavoro rubato a un uomo. O a tanti uomini. E quindi è andata così. Noi non abbiamo usato la tecnè per diventare migliori. Noi abbiamo usato la tecnè per aumentare la differenza fra di noi. Questa purtroppo è una verità che diventa sempre più vera e diventa sempre più agghiacciante. Torniamo su una cosa bella, di quelle semplici, di quelle vicine a noi, la panza. La panza bisogna stare molto attenti, perché vengo dal medico che mi ha raccontato che la mia natura epicurea non è che proprio sia una scelta di vita meravigliosa. E quindi io, se permetti, invece la metterei dal punto di vista della felicità. Infatti. Forse la panza con la felicità c'entra qualche cosa, ma Per dire di sì. dopo sto quadro terribile, io ho il dovere di raccontare a me stesso innanzitutto e anche ai miei interlocutori e agli ascoltatori di Mille Radio Web che esiste una strada, e la strada è la ricerca della felicità ad ogni costo. Ad ogni costo non vuol dire devo essere felice al costo, a qualsiasi costo, significa fondamentalmente la ricerca della felicità nonostante tutto. Quelli bravi, quelli fighi veramente, sono quelli che nonostante la consapevolezza di tutto questo, senza rimuovere nulla dalla loro vita, senza rinunciare a nessuna sofferenza, riescono comunque a essere felici. E per fare questo c'è bisogno di un'introspezione profonda, di un'educazione all'introspezione, c'è bisogno della bellezza, c'è bisogno della musica, c'è bisogno di ballare, di danzare, di trovare uno spazio in cui praticare insieme queste cose sia non una medicina dell'anima, ma un nutrimento essenziale, come era un tempo e come tornerà ad essere.